Ciao cari amici, siamo qui dallo stand Zoppo al Mobile World Congress, nel mentre che Jorge Lorenzo viene intervistato dalla televisione spagnola, perché è stato presentato una versione del modello dell'anno precedente in pacchetto, in confezione limitata Jorge Lorenzo. Ma il tema di oggi non è questo, ma è lo Speed 8, che finalmente pone il Leglio X20 in un device che viene ufficialmente annunciato. Si tratta di un dispositivo abbastanza interessante, perché arriva a un prezzo di 299 euro, con un display da 5,5 pollici Full HD, abbastanza leggero come dispositivo. La parte posteriore è in plastica, vediamo che c'è il sensore di impronte digitali, la fotocamera da 21 megapixel con doppio flash LED, flash anche nella parte frontale per supportare la fotocamera da 8 megapixel. La batteria al suo interno è da 3600 mAh, quindi una buona autonomia, almeno ci si aspetta da questa batteria, ma soprattutto per una batteria così capiente il device è comunque molto leggero, questo anche grazie ai materiali plastici. Risulta comunque, nonostante la batteria, abbastanza sottile e contenuto, e anche abbastanza ergonomico nonostante i 5,5 pollici del display. Parlando di altre specifiche, abbiamo detto Helio X20 DecaCore di MediaTek al suo interno, affiancato a 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna non espandibile. Abbiamo una doppia nano SIM al suo interno e, cosa molto interessante, abbiamo Android Marshmallow 6.0 totalmente stock, quindi rimane la filosofia di Zoppo di non andare a modificare o ad appesantire il software con proposte personalizzate, e mantenere quella che è la Google Experience che viene proposta anche sui Nexus. Un prodotto, dicevamo, molto carino nel design, è un po', diciamo che la plastica lo rende un po' cheap come sensazione, però dal punto di vista stilistico sembra molto carino. Quello che vedete davanti non è un doppio speaker, ma è una scelta solo di design. Lo speaker è solo superiore, questo è il microfono, e da notare che è presente anche la USB Type-C per quanto riguarda la connettività di questo dispositivo. Dicevamo 299 gli euro del suo prezzo di vendita, arriverà ad aprile e quindi vedremo se magari potremo anche trovare il tempo e modo di provarlo in futuro. Non mi resta che quindi salutarvi dallo stand Zoppo, un saluto dal Bulgaro qui davanti, da Massi dietro la videocamera. Vi ricordo di mettere un bel mi piace a questo video, iscrivervi al canale su cui ci state vedendo e seguire ovviamente tutti i social che trovate in descrizione. Ciao a tutti!